Credere è nemico di conoscere, perché se ve lo hanno fatto credere non vuol dire che corrisponda alla verità. Ho preso visione del video del nostro connazionale Massi FN90, che saluto, del 18 giugno 2019. E se fossimo i soliti scettici che credono nel globo, perché gli hanno fatto credere a questo, potremmo anche pensare che non abbia riportato bene i dati, e allora andiamo a verificarli. Nel video afferma che la ripresa l'ha fatta dal lido di Metaponto in provincia di Matera e specifica, oltre che la posizione, anche l'altezza della fotocamera di 0,5 metri sopra il livello del mare. Nel video mostra che ha ripreso i lampi del faro di Capo San Vito in provincia di Matera, distante dal suo punto di osservazione di 31,51 km. La focale del faro, come possiamo evincere su Wikipedia, è di 46 metri sul livello del mare, con tre brevi lampeggi bianchi di 0,2 secondi ogni 15 secondi. Andiamo ad aprire il nostro calcolatore della curvatura. Inseriamo l'altezza dell'osservatore dal livello del mare di 0,5 metri, la distanza di 31,51 km del faro e otteniamo che il nostro bersaglio, il nostro faro, dovrebbe trovarsi nascosto dietro la curvatura di 65,9 metri meno l'altezza della focale di 46 metri fa 19,9 metri dietro la curvatura. Ma nel video si vede molto bene. Magari il nostro amico ha modificato i dati? Che so, si trovava a 4 metri e 13 centimetri? A quell'altezza avrebbe potuto benissimo vedere il faro e girare la sua ripresa. Tre lampi ogni 15 secondi. Il faro è quello. Ma pensate veramente che qualcuno qui menta come fanno di solito i nostri governanti? Ricordate che lasciano sempre degli indizi, magari apposta o senza saperlo. Leggiamo bene i dati che ci passa l'informazione di Stato. La portata del faro è di 22 miglia nautiche, circa 41 km lo scrivono. Ma se la Terra fosse un globo, a 41 km di distanza il faro sarebbe nascosto dietro la presunta curvatura dell'acqua di 116 metri meno i 46 metri della focale del faro di 70 metri. Il faro non si riuscirebbe a vederlo nemmeno sulla cima dell'Harmony of the Seas, la nave più alta del mondo, che è alta quasi 70 metri. Volete altre prove? C'è una playlist piena di ghiotti video di misurazioni, ma fate una bella cosa. Viviamo sulla meravigliosa penisola italica, che ha una costa di circa 8.300 km. Andate a fare direttamente le vostre riprese, magari con le fotocamere a raggi infrarossi, senza dimenticare che è bene stare sopra il metro e mezzo dal livello del mare, a causa di tutte le varianti di prospettiva e di riflesso inferiore e superiore, sempre attraverso indice alfabetico o le innumerevoli playlist. Fate le vostre ricerche e non credete a niente di quello che vi raccontano. Grazie. Dino.